Saulo si avvicinò di più al palco, incuriosito dall'atteggiamento di Corradino. Toccava al principe l'onore di posare per primo il capo sul ceppo, ma il giovane si era avvicinato all'orlo del palco per parlare alla folla. Il vento aveva ripreso a soffiare, rapì la parola, la breve frase. Saul credette di aver afferrato il suono, non il significato. Un re in punto di morte dovrebbe pronunciare una frase importante o una parola destinata all'eternità. Forse delirava. Sara aveva udito la parola cicella, che non voleva dire niente. Sembrava un nome napoletano, improbabile sulle labbra di un principe tedesco. Corradino sfilò un guanto e lo lanciò sulla folla. Lo prese al volo Afonso il Mozzo, con destrezza, sebbene avesse una mano sola. Il boia guidò Corradino davanti al ceppo. Il giovane si inginocchiò, posò la testa sul legno rosso, non di sangue, soltanto dipinto. La mannona del boia gli scostò i lunghi capelli biondi che impedivano di vedere il collo. Corradino chiuse gli occhi. Ma il buio lo spaventò, li riaprì, tornò nel buio. Domenico Punza afferrò la testa di Corradino per i capelli e la sollevò in alto per mostrarla alla folla. La protese presso il bastione del Carmine dove stava Carlo Tangio. Sal Mantino e i due giovani facchini salirono sul palco mentre la gente sfollava dalla piazza del Morricino. Ora tutti parlavano e sembrava un giorno di mercato. I soldati attorno al palco rimasero al loro posto per evitare che i curiosi si avvicinassero ai cadaveri. Succedeva che dopo ogni esecuzione qualcuno tentasse di portarsi a casa un ricordo del condannato, uno stivale, un brandello della camicia, una ciocca di capelli, o anche il suo sangue dopo aver imbevuto uno straccio nella ferita. I cadaveri dei 7 soldati, svevi, già viaggiavano verso il cimitero dei poveri dopo essere stati caricati su un carretto. Corpi e testa alla rinfusa, tanto che nessuno sarebbe più riuscito ad abbinare il corpo alla testa che li spettava. Uomo preciso e ordinato, il boia sistemò Corradino di Svevia e Federico di Baden, uno accanto all'altro, supini, con le mani in grembo e le relative teste al loro posto naturale. Aveva lavorato di scure con una tale maestria che le parti coincidevano alla perfezione, soltanto un profondo segno.